questo video scopriamo perché le funzioni esponenziali e logaritmiche che compaiono nella tabella sono tutte derivabili e perché le loro derivate sono proprio quelle riportate nella colonna di destra. Per farlo ci serviranno soltanto le regole di derivazione, la derivata di e alla x, che è la funzione stessa, e la derivata del logaritmo naturale di x, che è 1 su x. In realtà, poi, con gli stessi strumenti, dimostreremo anche la validità della regola della potenza per un qualunque esponente reale. Iniziamo con la funzione logaritmo in base a di x, dove a può essere un qualunque numero positivo diverso da 1. Ad esempio, log in base 2 di x, log in base 1 terzo di x o log in base 10 di x, che si scrive semplicemente log x. È facile ottenere la sua derivata grazie alla formula del cambiamento di base del logaritmo. Infatti, il log in base a di x è uguale al logaritmo naturale di x fratto il logaritmo naturale di a. Y è quindi la costante 1 fratto il logaritmo di a per il logaritmo naturale di x. Dalla linearità della derivata otteniamo subito che y è derivabile in ogni x positivo e la sua derivata è questa stessa costante per la derivata del logaritmo naturale 1 su x. Abbiamo così dimostrato che y' è proprio 1 fratto x per il logaritmo di a, come in tabella. Consideriamo ora la funzione esponenziale y uguale a alla x con base a positiva qualsiasi, ad esempio 10 alla x, 1 mezzo alla x, pi greco alla x e così via. Qui usiamo un'idea, un trucco, basato sull'uguaglianza y uguale a d elevato al logaritmo di y, che è valida per ogni numero positivo y. Quest'uguaglianza ci permette di scrivere a alla x come e elevato al logaritmo di a alla x. Usando poi la proprietà del logaritmo, spostiamo l'esponente x davanti al logaritmo e otteniamo e elevato ad x per il logaritmo di a. In questo modo leggiamo y come composta di due funzioni derivabili, con funzione interna che manda x in x per il logaritmo di a e funzione esterna l'esponenziale con base e. Grazie quindi al teorema sulla derivata della composta, y è derivabile in ogni x e la sua derivata è data dalla chain rule. Quindi, derivata dell'esponenziale, ovvero l'esponenziale stessa, calcolata in x logaritmo di a, per la derivata della funzione interna, che è semplicemente la costante logaritmo di a. Ora, riscriviamo il primo fattore come a alla x ed ecco qui la formula in tabella. Guardiamo ora le potenze. Dato un qualunque numero reale r, consideriamo la funzione y uguale x alla r, dove r è l'esponente. Qui usiamo la stessa idea. Per x positivo possiamo scrivere x alla r come e elevato al logaritmo naturale di x alla r. Spostando l'esponente r davanti al logaritmo, troviamo e elevato ad r per il logaritmo naturale di x. In questo modo anche la potenza x alla r si legge come composta di due funzioni derivabili. La funzione esterna è ancora l'esponenziale, mentre la funzione interna manda x in r per il logaritmo naturale di x. Quindi la funzione potenza è derivabile grazie al teorema sulla derivata della composta e la chain rule ci dà la sua derivata in ogni x positivo. Derivata dell'esponenziale, cioè l'esponenziale stessa, calcolata in r logaritmo di x per la derivata della funzione interna, che è r, per la derivata del logaritmo naturale di x, cioè 1 su x. Ora riscriviamo l'esponenziale come x alla r e poi calcoliamo x alla r fratto x, che fa x alla r meno 1. E abbiamo così dimostrato la formula per la derivata della potenza.